Martedì 7 luglio ci troviamo a Torino per il workshop di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Torino. Si parla di architettura sostenibile, ma anche di involucro edilizio e di involucro energetico. Tanti temi, tra cui smart building, materiali e tecniche costruttive. Abbiamo cercato anche di capire con i tanti specialisti del settore quali sono le tecnologie presenti sul mercato. Allora vediamo le interviste che abbiamo realizzato. In particolare oggi l'affluenza da parte degli operatori molto interessati al nostro prodotto, che in questo caso è materia viva, è materia naturale, perché il parquet è ovviamente un prodotto naturale, è stata proprio molto importante come attenzione da parte di tutti gli operatori che sono venuti qui al convegno di oggi. E diciamo che intanto il materiale parquet comunque può presentare in taluni casi, soprattutto per il parquet, come chiamiamo quello stratificato, quello supportato, che poi detto multistrato, può avere comunque delle sostanze all'interno diciamo così nocive per l'ambiente. Ovviamente noi facciamo tutti i test del caso, per cui i nostri prodotti sono testati a dei laboratori di ricerca italiani, per cui non emettono sostanze nocive nell'ambiente, quindi sicuramente un prodotto di qualità e per la sostenibilità dell'ambiente.